Grande raga! Amici dell'enduro, buongiorno! Sono tornato a Sant'Agata di Puglia per raccontarvi la 13ª edizione della Motocavalcata delle Terre Nere, un evento che nella storia ha segnato l'enduro della Puglia abbinato al Memorial Rocco Loreto. Quindi partiamo subito, quest'anno giornata bellissima, sole, caldo e un percorso al top. Ospite oggi. E questo è tuo. Grazie mille. Oggi sono in sella allo Husqvarna FE 350 Pro, gentilmente messa a mia disposizione da Capurzo. Allora ragazzi, prima di partire sono con il sindaco Pietro Bove di Sant'Agata di Puglia. Allora, per me è un onore e un piacere essere qua perché mi piace mostrare come l'enduro può essere una forma alternativa di turismo. Assolutamente da parte dell'amministrazione pubblica. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, buongiorno da Sant'Agata di Puglia, ad 800 metri sul livello del mare, un contesto paesaggistico che offre davvero visite con beni naturalistici da poter ammirare, oltre che beni architettonici, opere d'arte e un contesto anche urbanistico medievale. Indubbiamente, come dicevi te, questo sport coniuga benissimo appunto la motocavalcata e quindi praticare lo sport in moto e visitare bellezze principalmente naturalistiche, così come con maestria hanno organizzato gli amici del circolo motoclub 6 cilindri. Sant'Agata 6 cilindri. Allora buon enduro. Buon enduro a tutti e mi raccomando, tornate a Sant'Agata di Puglia. Buon enduro. Questo passaggio di consegne praticamente dal motoclub Foggia, questa manifestazione Terre Nere, consegniamo l'ultima maglietta dedicata alla manifestazione che fu fatta nel 2010. Michele De Angelis. Sì. Prego. Grazie mille. Grazie mille davvero. Complimenti al presidente del motoclub Michele De Angelis, a Nicola Tridentino, al nostro Pasquale Chirico, Maurizio Vivolo e tutti gli altri componenti dell'associazione Motoclub dei 6 cilindri di Sant'Agata di Puglia. Grazie di essere venuti, buona giornata a tutti voi e buon enduro! Questa sì che è una bella moto, caro Angelo. Guarda qua, Honda CR 250 1996, spettacolo. Bene, bene, sì, ci siamo anche oggi in questo bellissimo appuntamento pugliese della nostra bellissima provincia. Ci proviamo, vediamo un po' come va. Buon divertimento. Non mancherà la croccantezza. Ogni città ha un toro. Angelino è il toro di Sant'Agata. Io sono il super toro di Sant'Agata. Che cosa ci dici? Ci dico stress la giornata oggi, speriamo che tutti si divertano e torniamo a casa soddisfatti di questa bellissima manifestazione. Allora lasciamo per ultimo, ma non che questo meno importante, il nostro Angelo. Angelo, allora non ti muove la spesa di 5 parole. Allora ti dico solo una parola, t'apposto. Grande Angelo, t'apposto. Ormai stai esportando nel mondo tutta a posto. Siete pronti? Allora ragazzi, buon divertimento. A posto. Entriamo subito in sterrato. Ragazzi, giornata splendida, fa caldissimo, niente a che vedere con la situazione dell'anno scorso, andiamo a fare adesso è un tratto hard dell'anno scorso che si faceva in salita e quest'anno è diventato in discesa per scaldare un po' gli avambracci e gli animi degli enduristi. Territorio bellissimo, non so se si vede sullo sfondo. Aspetta. Voilà. Inizio di giornata, gli enduristi sono un po' da scaldare. Allora, in questi tornantini così conviene allargare prima e poi chiudere. Siamo sempre in coda nel primo hard e mi ricordo solo dopo, ma una delle regole è il primo hard va saltato sempre perché c'è un sacco di ingorghi, come oggi. Va come siamo punzati subito, ma do. Prendi il numero, prendi il numero. Guardalo qua, guarda come l'hai punzato, guarda. Ce la fa o non ce la fa? Non ce la fa. Oh, per carità. Aio! E che ci va! Dai, via, 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 via! Posto. Adesso entriamo in una parte di bosco, bello guidato, allora approfittiamo subito di questo bello scorcio verde per fare una bella pausetta. Bellissima. Com'è? Prima parte? No, stupenda, al top. Bene, come sempre, ecco. Come sempre, come la giornata, così bella. Guardalo qua, un giovane endurista con il 65, giusto? 80. Com'è andata fino adesso? Bene, niente, cioè non è difficilissimo. Ma hai fatto il tratto hard? No. Ah. Ti aspettiamo al prossimo trattoardo allora. Insieme al papà, mi raccomando, eh! Ah. Ragazzi, 12 anni, bravo! Allora, di nuovo bivio, trattuardo direttissima, difficoltà 3-10, se bagnato 8-10 è asciutto, asciutta. Quindi andiamo. Andiamo. Mamma mia, che spettacolo! Andiamo a vedere questo tratto hard settore 4 dentro il fiume. Guardate che spettacolo, che verde, il colore della terra, meraviglioso. Qua di nuovo un po' di ingorgo. Se ne va. Sta posto, raga. Siamo di quanto pianeta. Allora ragazzi, com'è? Tutto bello. Allora, questa salita tosta, croccante, com'è? Croccante. Croccantina. Eccolo qua. Allora, iniziamo a fare un po' di recensione a questa cavalcata, fino a dove siamo arrivati. Siamo più o meno a metà del primo anello. E va tutto bene, ci stiamo divertendo, qualcuno si ferma, però ci sta, fa parte del gioco, e qualcuno cade anche. Qualcuno ha bisogno del mental coach, dai, buttati nel fiume eccetera, perché ha un po' paura, però va bene così. Sta a posto. Ci vuole un po' di... come posso dire? Un po' di birra, di Peroni. Vai però, con la Peroni. Allora, ho sentito dire che a un certo punto ci sarà anche la Peroni. Sì. Ah, al ristoro. Peroni per tutti. Soprafiato, sono un fiatone. Devo a riposare un po'. Allora, com'è andata sta salitina? È un po' impegnativa, senza salita. Bellissima. Croccante, eh? Croccante. Gira, gira la web, gira. Ecco con chi abbiamo salito qua. Anzi, lui ha chiesto una mano a noi, vedi? Grande. Meno male che c'è il video che dimostra che abbiamo le prove. Andiamo a vedere. Salita croccante qua. Guarda, già spiaggiati tutti. Oh! La compagnia della spinta è sempre una gran bella cosa. Tu sai, apri. Deve aprire, deve aprire. Questo è un altro pezzo di estrema che l'anno scorso si faceva in salita, Roby? Certo. E adesso ci facciamo in discesa. Un po' croccante mi sembra. Ragazzi, questa cavalcata mi sta piacendo un sacco. Veramente, veramente bella, c'è di tutto. Chi vuole si fa i pezzi extreme, altrimenti vi fate il soft. Paesaggi bellissimi. Diciamo che avrei preferito avere il mio 300, ma non ci lamentiamo neanche del 3,5. Siamo fuori, un po' di ombra sotto questi ulivi bellissimi. Robby, com'era sto fiumetto? Bellissimo, molto molto pesante, almeno per me, però ne è valsa la pena. Grande. Eccoci qua all'uscita del fiumetto, no? Com'è? È stato bello, dai. Poteva andare meglio. Posso fare queste cose a 50 anni ancora. Io da 51, quindi le puoi fare. No, le possiamo fare. Dai. È ancora qualche anno di buono. Tu? Molto impegnativo, ma bello, dai. Adesso andiamo a mangiare qualcosa. Certo, veloce. Grande Angelo! Vai, vai! Com'è qua? Ti ho aspettato tutto il gruppo che è morto dentro le strisce. E spiaggia qua sull'asfalto, proprio come le bestie. E purtroppo bisogna trovare dell'acqua. Allora, il discorso è che adesso abbiamo un cartello. Ragazzi, soft o extreme? Credo che siano quelli. Extreme ci ha detto che ci aspettano, quindi dobbiamo andare. E allora siamo costretti ad andare. Se ci aspettano, andiamo. Aia, qua c'è tratto extreme senza assistenza. Difficoltà 9 su 10. C'è un terreno maledetto, tutte pietre. Aio, non si parte neanche. Serve una manina. Eh? per carità. Facciamo che ti restituisco il favore. Allora, questa qui l'uscita è bella tosta, poi adesso non so che ore sono, ma fa un caldo porco e quindi stiamo soffrendo, ma la stiamo facendo. Grande Natalino Capurto! Mamma mia! Grande Angelo, come va? No, sotto è stato un massacro. E ci credo, infatti abbiamo aspettato apposta, lo sapevamo. L'abbiamo fatto solo per te. Grazie! Ma che spettacolo! No, Angelo fa la soft. L'hai annunciato. No, Angelo era la fotografa apposta. Rifacciamo. E questa è la parte bella. Angelo, ci pagheranno 100 euro per far sparire questo video. No, no, pubblica tutto. Fatica ragazzi, iniziamo ad avere voglia di ristoro, qui ce la stanno facendo sudare, bellissima ma bella impegnativa, bravi. Ragazzi, c'è qualcosa che non va, è partito dopo di me. Ma io ho la maglietta del blogger. Ah, con la maglietta del blogger si sale ovunque. Hard, extreme, ovunque si sale. Grande blogger. Ragazzi, qua non si scherza, eh? Ma ce la fai a mangiare tutto il panino? Certo. Allora io ne vorrei uno per favore, uno uguale. Quindi salsiccia, melanzone, e maionese. Altro che Red Bull, vai, vai. Questo ti mette le ali. Grazie, guarda che spettacolo. Come andiamo qua? Si griglia o non si griglia? Bene, bene, andiamo benissimo. Grande blocche, grande. Okay, ragazzi, potete dirmi una cosa? Non si può fare un ristoro con tutte queste peroni fresche, soprattutto 8 peroni, cioè non è possibile. Hai ragione. Meno male, però è fresca. Hai ragione. È fresca. Hai ragione. Quello che è giusto è giusto. Devono dare solo una a testa. Solo una a testa. Ci vuole un limite. Abbiamo fatto l'ultimo. Siamo pronti a ripartire dopo il ristoro. Insieme ai ragazzi de Foggia adesso. Foggia. Vai Angelo! Ci veniamo! Allora ci vediamo dopo. Vai, vai! Partiamo per la seconda parte del giro. Giornata super calda ma anche super secca, non piove da tantissimo tempo, quindi adesso stiamo facendo le strade con un po' di polvere. Appunto. Ne approfitto di questo break aspettando gli amici sotto questo albero all'ombra con un panorama bellissimo qua attorno, per iniziare a dirvi quello che penso di questa motocavalcata. Non l'abbiamo ancora finita, però il percorso è veramente bellissimo, tracciato molto bene, segnalato adeguatamente con le frecce o con dello spray, e molto belli i tratti opzionali, quindi soft, hard oppure extreme. Nei tratti hard hanno inserito anche una piccola spiegazione con un punteggio di difficoltà, quindi anche questa è una cosa che mi piace. E il percorso fantastico, fantastico. In alcuni punti mi sembra di essere dentro una gara di hard enduro, e con dei passaggi veramente croccanti, e poi parti di sottobosco, sinistra-destro, toboga, salite, discese, veramente veramente bello. Quindi Vi dico subito, complimenti ai ragazzi del motoclub 6 cilindri, mi piace anche questo proseguimento di tradizione legato alla motocavalcata delle Terre Nere, e quindi Memorial Loreto assolutamente approvato, Sant'Agata di Puglia 2024, una figata. E adesso se arrivano i ragazzi ripartiamo. Eccoli qua i miei boys! Tutto regolare, tutto regolare. Tutto a posto Alex? Fortuna? Trapanatissimi. Trapanaut, stai trapanaut? Assai. Ragazzi, un Davide professional. Super Davide. Top. Ultimo tratto hard della giornata. Lo famo o non lo famo? Lo famo. Dai. Dai con sta cerco! Non me la voglio andare là, anche no, sto perdendo là, se mi vado là è finita, non la prendo più!